Nuova storia, buon inizio, ora l'asticella si trova più su, un pari alla prima alla ricerca dei primi tre punti. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri di Palermo, Cus Palermo Gonzaga, seconda giornata del girone B del campionato Under 15 siciliano. Moie l'esterno di destra, Romano l'esterno di sinistra, dietro Mortillaro c'è la corte, subito qui un tiro della Gonzaga in maglia verde, invece gioca proprio il Cus Palermo, c'è la conclusione, parata, il tentativo di Selena. Ecco la proposta in mezzo, secondo palo, quasi in tua stacca di testa. Ovvero Turci e Mortillaro. Sponda, ok, di Moie a lanciare Romano, esce addirittura Panno, porta vuota Romano, a porta libera sbaglia con l'intervento decisivo di Giuseppe Guarino. Riparte il Gonzaga, svirgolata, a cambiare tutto, ne approfitta allora Romano. L'attacco di Dagnino da dietro, ancora Romano, entra in area Romano verso il secondo palo, una sorta di tiro cross, un tiro uscito male. Romano, Dagnino davanti a lui, non si va a prendere il pallone, Romano in mezzo per la corte, altissimo Mortillaro se la lunga, va a sfidare Giuseppe Guarino, scambio con la corte, verticalizzazione, non va avanti Mortillaro, pallone vivo per Moie, limite, calcia Moie, trova l'angolino Kevin Moie, 1-0 Cus Palermo, gol preciso in apertura di ripresa. Ancora programma, sempre a lasciarla per gli avversari. Santoro, fresco dalla panchina, imbucata per Moie. Moie, non passa, se la allunga così, contro Corleone. Ancora Moie, cerca anche il colpo di mano dell'avversario. Va avanti Moie, tutto ok. Santoro, cross, dentro Trapani, che occasione per il Cus Palermo con il nuovo entrato Trapani, uscita di poco. Ancora Santoro, verso l'interno, cross dentro, occhio a Di Benedetto! Da solo, ne approfitta il raddoppio del Cus Palermo con Francesco Di Benedetto, 2-0. Il contrasto con Mitrano vincente. Pallone lungo per Moie, prova a saltare Panno che la va a toccare fuori l'area di rigore. C'è il cartellino rosso per il portiere del Gonzaga. Arbitro! Si lamenta un fallo su Billeci, ma c'è il triplice fischio dell'arbitro dopo 5:50 di recupero. Il Cus Palermo batte il Gonzaga per 2-0.